A Parigi, il 19 giugno, Italia-Ungheria è la finale. Segna subito al quinto minuto Colaussi. Pareggia due minuti dopo Tikos. Nel secondo tempo segnano ancora Piola e Colaussi. Il capitano ungherese Sarosi riduce lo svantaggio, ma Piola segna il definitivo 4-2. La squadra italiana è per la seconda volta campione del mondo. Beazza, capitano del nostro 11.